Ho cominciato a scrivere musiche nel lontano 82, realizzandole su un nastro magnetico, procurandomi l'attrezzatura quando, insomma, non erano così diffuse. Poi sono più concentrato su musica strumentale e vocale. Dopo mi sono messo a studiare sistematicamente, oltre allo strumento che non ho mai tralasciato studi pianistici o studi di elettronica, sono un po' l'altro organo principale, l'altro strumento principale dei nostri tempi. Quindi ho studiato con Aldo Clementi, ho seguito i corsi con Nono, con Lachenmann, ho frequentato assiduamente Federico Incardona, che ricordo un'immensa gratitudine e affetto. Dicevo, ho cominciato dall'elettronica, perché per me fondamentale è quello che chiamo l'idea, il disegno della musica, un'idea coerente, economica, che incidentalmente può anche ricordare musiche del passato, ma non necessariamente. Ogni mio pezzo è un'esplorazione approfondita a volte i materiali sembrano semplicissimi, possono sembrare banali, e invece sono interrogati per mesi e mesi. Il mio lavoro più grosso è un'opera di teatro musicale, in due grandi atti, parte da una sola nota. La sua base, la sua origine è un re centrale, una nota tra l'altro di famoso retaggio storico, cioè sul re Bach ha scritto l'arte della fuga, tra le altre cose, Beethoven la nona sinfonia, Mozart il Requiem, Bruckner la nona, e tanti altri capolavori con cui non oso confrontarmi. Questa nota viene rifratta, com'è in natura, nei suoi armonici. Quelli superiori che sono realmente presenti nella nota, quelli inferiori che sono, di cui questa nota centrale è il luogo geometrico in cui sono tutti presenti, gli armonici inferiori che possono somigliare i primi all'accordo minore, anch'esso non presente in natura. Quindi creo una mia scala sostanzialmente, chiamiamola scala, ma non è di sette note, è potenzialmente di un'infinità di note possibili. Tutte correlate in modo coerente fra loro, note e anche ritmi. Una scala appunto non lineare, ma una superficie bidimensionale, e su questa ho creato, senza mai annoiarmi, 2 ore e mezza di musica strumentale, vocale, ci sono 6 cantanti e un'orchestra di 26 elementi che circondano il pubblico. Un sintetizzatore e un nastro magnetico a 5 tracce. Io compongo anche la provenienza o la posizione del pubblico, cioè ci sono dei pezzi dove il pubblico è ambulante, può cambiare prospettiva sonora liberamente, altri in cui progetto il tipo di movimento del suono. La musica per me è polifonia, non è cantare una bella melodia, ma è proprio organizzare lo spazio sonoro in modo da bilanciare tante cose.